per la chiesa siracusana e non solo. 25 anni per Suor Anna, ecco, cosa si può dire in un momento in cui c'è tanto di bisogno per la gente che soffre in questo periodo? Ma innanzitutto bisogna dire che 25 anni sono il segno della fedeltà di Dio alla sua Chiesa che è la sposa di Cristo, e il sì della fedeltà di Dio a Suor Marianna, e d'altra parte, più basso, e d'altra parte 25 anni dicono il sì della fedeltà di questa donna, di questa suora, a Dio e alla Chiesa, nonostante tutto. 25 anni di consacrazione dicono anche 25 anni di dedizione, perché lei è figlia di Maria, Madre della Misericordia, quindi 25 anni che dalla Nigeria all'Europa lei dedica e offre la sua vita al servizio degli ultimi, dei bisognosi, dei piccoli, degli orfani. E questa donna dice tutta la paternità di Dio che si inchina con amore verso le creature più bisognose. Eccellenza, lei è delegato episcopale per la vita consacrata della Conferenza Episcopale Siciliana. Oggi c'è bisogno di vocazione, vocazione alla vita consacrata e non solo, alla vita anche sacerdotale. È un momento anche particolare dove i giovani, si affacciano ma hanno paura di dire sì al Signore. Lei in questo momento cosa vuol dire anche come un messaggio ai giovani, ai nostri giovani siciliani? Sì, voglio dire ai giovani che non bisogna lasciarsi sopraffare dalle paure. Le paure sono tante, paure dal punto di vista materiale, economico, la paura per il futuro, tante paure attanagliano i giovani. Anche la paura di perdere gli affetti, la paura di ritrovarsi solo, la Ecco, come paura si vince questa paura? della Come si può solitudine. dire di vincere? La paura si vince, come ci ha detto Gesù, non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Allora si vince se ci fidiamo realmente del Vangelo. Il Vangelo è il nucleare d'amore più potente della storia dell'umanità. Allora vivere il Vangelo, cominciare a vivere d'amore, lottare per amore, soffrire con amore, significa cambiare il mondo. Il mondo vive nell'orfananza di affetto. Se i giovani, invece che cercare affetto, cominciano a dare affetto, a vivere la prossimità verso chi più ha bisogno, scopriranno dentro se stessi un nucleare d'amore incredibile.